Numerosissimi amici della mia vita spaziale, oggi voglio parlarvi di un'applicazione molto molto utile per acquisire delle buone abitudini, per fare quelle cose che ci stufiamo a fare, ma che ripetute ogni giorno creano in noi un nuovo abito. La vediamo dopo la sigla. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro. Idee, strategie e consigli a cura di Andrea Brugnoli. Ho detto numerosissimi perché siete sempre di più gli ascoltatori di questo podcast e vi ringrazio per quanti lo diffondete. Oggi vorrei parlarvi di un'applicazione molto molto semplice, ma è una delle mie preferite, perché capita nella nostra vita che vorremmo imparare a fare qualcosa che divenga una specie di abito naturale per noi, per esempio ogni giorno leggere un libro o studiare qualcosa, oppure smettere anche di fare delle azioni che riteniamo fastidiose per la nostra vita, per esempio, che ne so, non fumare oppure non bere il caffè. Ognuno può avere i propri motivi per farlo, ma se ci mettiamo in mente il proposito, poi durante la giornata noi ci dimentichiamo. Strix con la K è l'applicazione che fa per noi. Cosa fa Strix? Questa applicazione funziona così. Una volta lanciata appaiono 6 grandi cerchi come dei pulsanti che tu puoi destinare a un'azione specifica che vuoi divenga appunto il tuo abito ogni giorno nella tua vita, fino quasi a dimenticartene. Scorrendo con il dito sullo smartphone se ne aprono altre 6, quindi in tutto sono 12 pulsanti che tu puoi assegnare a un'azione da fare oppure anche a un'azione, una brutta abitudine che vuoi toglierti. Facciamo qualche esempio, le leggo proprio dall'applicazione. Mangiare un pasto salutare, oppure lavarsi i denti, portare a spasso il cane, leggere per 10 minuti, bere un frullato, suonare uno strumento musicale, una chitarra, prendere le vitamine, scattare una foto, oppure, per esempio, bere acqua, fare dei minuti di respirazione, una pausa, salire una rampa di scale, oppure annotarsi il proprio peso della bilancia. Questa, per esempio, se tu hai un dispositivo collegato con lo smartphone, lo fai in automatico. Ogni volta che tu ti pesi sulla bilancia, io ho una bilancia elettronica collegata con il mio smartphone, quindi non ho da segnare questo tasto, perché in automatico lo segna. Così anche alcune attività che lo smartphone comunque rivela, o il watch, per esempio l'Apple Watch, che ne so, può essere le ore passate in piedi, i minuti di esercizio che faccio in palestra, le pedalate, il nuoto e tutte queste cose come la frequenza cardiaca, in automatico vengono segnate su Strix. Ma la cosa utile è che posso anche segnare, dicevo prima, delle brutte abitudini da togliere. Per esempio, se io metto, non so, non fumare o non mangiarmi le unghie o non bere dell'alcol, ogni volta che io non faccio questa azione la posso segnare, e così ogni giorno c'è un reminder che mi ricorda quando è l'ora di fare questa cosa, per esempio leggere 10 minuti da un libro. E la bellezza di questo piccolo programma, che è un vero gioiellino, è che io posso impostare i reminder nell'ora che desidero. Per esempio, io voglio, non so, dopo cena leggere 10 minuti del mio libro preferito, del mio romanzo che non riesco mai a finire, e quindi lui me lo ricorda. Oppure, quella volta che io ho tempo di farlo, di leggere per esempio queste 10 pagine, e segno sul reminder che io ho fatto questa azione di leggere le pagine del mio libro, in automatico il programma si ricorda che io il giorno precedente l'ho fatto a quell'ora. Quindi presumibilmente lo faccio sempre a quell'ora, quindi quando si avvicina a quell'ora lui mi ricorda di leggere
le 10 pagine del libro. Se durante la settimana però io ho appuntamenti diversi e un giorno lo leggo la mattina, un giorno dopo pranzo, un giorno dopo cena, lui si ricorda che nella settimana precedente io ho scansionato, diciamo, questa attività nelle varie ore della giornata e quindi sa che al mercoledì, magari per impegni di lavoro, non ho tempo e quindi me lo ricorda alla sera. Insomma, è veramente una specie di grillo parlante ma molto simpatico che mi ricorda tutto quello che io voglio fare, desidero, scelgo di fare e voglio che divenga una abitudine importante nella mia vita. Vi assicuro che io questo programma l'ho provato per settimane e per mesi. Poi non l'ho più usato perché le azioni che Strix mi ricordava di fare a un certo momento sono diventate davvero un'abitudine. E così facendo, di settimana in settimana, io posso imparare a fare tante cose senza neanche più pensarci. Tutti i grandi uomini e le persone davvero che hanno fatto qualcosa di importante della vita avevano queste abitudini, che ne so, svegliarsi presto la mattina, fare 3-4 flessioni, leggere in quel momento. Sono piccole cose che però possono davvero cambiare la nostra vita, soprattutto ci rendono liberi, perché siamo noi che decidiamo come impostare il tempo che passa. E siccome dopo tanti propositi noi sappiamo ci dimentichiamo sempre di farlo, c'è questa applicazione Strix che ce lo ricorda al posto nostro. Noi, una volta impostata, non ci pensiamo più e scopriremo, anche se ci dimentichiamo qualche giorno di farla o no, volutamente non la facciamo, pian pianino diverrà sempre di più un'abitudine nella nostra vita e scopriamo quindi che quello che ci eravamo posti di fare risulterà semplice, non ci porterà via tempo, ma saremo stati aiutati proprio dalla tecnologia. Bene, naturalmente nelle note dell'episodio metto tutti i riferimenti per poter scaricare comodamente questa app e vi invito tutti ad andare su www.andreabrugnoli.click/podcast e lì trovate tutte le notizie e tutte le puntate precedenti di questo podcast, che recentemente è stato anche inserito dentro una famosissima radio internazionale che si chiama iHeart e ve ne darò notizia quando sarà ufficiale, ma aumenteremo di tanto i nostri ascoltatori, perché sì, la nostra vita è sempre più spaziale. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro. Idee, strategie e consigli a cura di Andrea Brugnoli.